Il compost nasce dal recupero degli scarti di cucina, sfalci e potature che vengono dalla raccolta differenziata. Queste matrici che entrano nel nostro impianto vengono miscelate per consentire il passaggio dell'aria e accelerare i processi naturali di biodegradazione e trasformarlo in ammendante. La miscela viene trattata all'interno di biocelle, una sorta di garage in calcestruzzo dotata di un pavimento da cui è possibile insufflare dell'aria all'interno del cumulo. L'aria insufflata e poi la regolazione della temperatura e dell'umidità e dell'ossigenazione favoriscono i processi naturali di biodegradazione della sostanza organica. Il nostro processo è un'accelerazione, un'ottimizzazione di un processo naturale. Una volta completato questo processo, il compost viene raffinato. Dopo circa 60 giorni di trattamento, se constatiamo che il processo è andato bene, c'è una fase di vagliatura e raffinazione, quindi noi dobbiamo eliminare dal compost le frazioni strane, soprattutto plastica, di vetro, pietre. Durante il processo, a differenza di quello che avverrebbe in condizioni non controllate, noi riusciamo a raggiungere temperature superiori a 60-70 gradi. Questo fa sì che riusciamo a garantire la distruzione di tutti i semi delle erbe infestanti e assicuriamo anche la riduzione e in molti casi la totale eliminazione dei germi patogeni, sia quella che si chiama l'igienizzazione del prodotto. Una volta igienizzato e raffinato, quello che ormai è quasi il compost viene stoccato e completa il suo processo di compostaggio e stabilizzazione organica. Una volta terminato il processo, si ha la produzione del compost, viene analizzato. Dobbiamo assicurarci che tutta una serie di parametri siano all'interno di quello che stabilisce la legge. A garantire la tracciabilità del prodotto, noi conosciamo l'origine, il processo e la vita di questo prodotto da quando la matrice in ingresso è entrata nel nostro impianto a quando è stato generato il compost. In più, prima della commercializzazione, noi dobbiamo attendere che le analisi ci abbiano dato un esito positivo. Oltre a questo obbligo, Gaia aderisce volontariamente alla certificazione del proprio prodotto e del proprio processo rilasciata dal Consorzio Italiano Compostatori. E in Italia il soggetto che raggruppa tutti i principali impianti di produzione del compost, un organismo che ha promosso la produzione del compost e il progressivo miglioramento qualitativo del prodotto e anche degli impianti. L'adesione per Gaia ha comportato l'ottenimento del marchio di qualità del CIC. Questo garantisce che il nostro prodotto rispetta degli standard elevati che vanno anche oltre al minimo richiesto dalla normativa. Il CIC fornisce anche una continua collaborazione, consulenza, permette attraverso la conoscenza di ciò che avviene in numerosi impianti di migliorare e alzare il livello del sistema produttivo. Gaia da sempre si relaziona anche con enti e istituti di ricerca, con il Politecnico di Torino e con istituti del CNR per portare avanti progetti volti al miglioramento della qualità del proprio prodotto, anche interfacciandosi con le associazioni agricole che possono darci un feedback molto diretto di quelli che possono essere gli obiettivi di miglioramento del nostro sistema produttivo. Il compost di Gaia è iscritto al registro dei fertilizzanti con due prodotti, uno per agricoltura convenzionale e uno per autorizzato per utilizzo in agricoltura biologica. Per gli utenti che necessitano di un ammendante consentito in agricoltura biologica, consigliamo di informarsi presso l'impianto per sapere se sono in quel momento disponibili lotti adatti.